Benvenuti a questa prima puntata della nuova serie di Vivere l'Architettura. Siamo arrivati alla nona serie di questo programma dedicato all'architettura contemporanea romana, che parla di architettura contemporanea, ma attraverso l'architettura contemporanea cerca anche di parlare del passato e di tracciare alcune linee per il futuro, naturalmente, e non solamente di rimanere nell'ambito romano, naturalmente. Roma può essere emblematica per molte altre situazioni italiane e non solo. Lo studio è rinnovato, quindi una serie completamente nuova rispetto a quella dell'anno scorso, però abbiamo due pilastri che rimangono immarcescibili qua con noi e sono naturalmente l'architetto Andrea Giunti e nello studio virtuale l'architetto Silvio Riccobelli. E oggi parleremo nello specifico di un quartiere, che è un quartiere molto amato dai romani e non solo dai romani, ed è la Garbatella, che è nato come quartiere popolare. Poi cercheremo di vedere quali sono le implicazioni dell'edilizia popolare, quali sono le implicazioni dell'edilizia popolare contemporanea romana con i nostri ospiti, che sono l'architetto Antonella Bonavita. Grazie per essere con noi, la quale ha sempre alternato la ricerca da una parte e la progettazione dall'altra e il lavoro sul campo, naturalmente, e che oggi abbiamo voluto qua con noi soprattutto, tra le altre cose, perché ha scritto La Garbatella, guida all'architettura moderna, insieme con l'architetto Fumo e l'architetto Pagliari. Ecco qua la pubblicazione. E poi abbiamo l'architetto Giuseppe Biondo, che non è di Roma, ma proprio uno sguardo esterno può dirci qualcosa di diverso sulla nostra città, perché è di Milano, ha uno studio a Milano, tra le altre cose ha avuto un fortissimo impegno editoriale proprio in campo architettonico ed è stato ed è tuttora visiting professor in diverse facoltà italiane. Io direi di concludere, insomma, questa presentazione e di dare subito avvio alla clip per iniziare il discorso sulla Garbatella. Nel 1920, proprio in questa piazza, fu fondata la Garbatella, sul progetto urbanistico di Gustavo Giovannoni e progetto architettonico di questo primo lotto di edifici di Innocenzo Sabatini. La Garbatella è famosa per lo stile eclettico dei suoi edifici, il famoso barocchetto romano, la cura nei dettagli, la commissione di tanti elementi architettonici che compongono e danno sapore a questa architettura. Ma la Garbatella rientra in quel grande filone di architettura sociale che, a nostro avviso, è l'aspetto più importante, più significativo dell'architettura e dell'urbanistica del Novecento romano. C'è un filo rosso che collega la Garbatella e altri quartieri come Corviale. Paradossale questo filo rosso, perché non ci possono essere architetture più diverse, ma come vedremo questo filo rosso unisce e continua anche dopo Corviale e dà profondità a questo settore dell'architettura e dell'urbanistica, all'edilizia sociale romana. La corte del palazzo di Piazza Brin, dove ci troviamo, sintetizza al meglio le caratteristiche e le qualità della Garbatella. Il verde, tipico delle città giardino, che si insinua all'interno di tutti gli spazi comuni, e la dovizia di particolari dell'architettura. Particolari che a volte possono sembrare un po' frivoli, come inutile può sembrare il gigantismo di certi quartieri, appunto come Corviale. In realtà la caratteristica e il filo rosso che unisce queste esperienze di edilizia sociale novecentesca romana è l'utopia, l'idea che l'architettura e l'urbanistica possano migliorare e risolvere la vita delle classi meno abbienti. Un'idea di grandezza che contrasta con una sorta di minimalismo che sottende all'architettura dei nostri giorni. Un minimalismo introverso e legato probabilmente solo alla forma dell'architettura e che non è centrato sugli spazi comuni, sugli spazi collettivi che fanno la qualità della Garbatella e dei grandi quartieri di edilizia economica e popolare novecenteschi romani. Roma è sempre stata una città votata alla grandezza. Ha esibito in ogni fase della sua storia la propria adorazione del successo. Nelle architetture, nelle piazze, nelle fontane, nei giardini e perfino nei vicoli. Anche nei quartieri destinati alle classi più povere, di epoche e concezioni diverse, come la Garbatella o Corviale, si respira una volontà di rappresentazione e un'orgogliosa rivendicazione di appartenenza sociale non mimetizzata, che è una sorta di grandezza. Vibra anche in edifici non votati all'esibizione, tra le mille contraddizioni di architetture che qualcuno può discutere,
quel sapere urbanistico, quella grandezza fatta di dettagli sicuri di sé che caratterizza l'identità sovratemporale di Roma. Percorrendo le stradine della Garbatella, tra gli scorci di un'urbanistica del quotidiano straordinaria, o sostando intimiditi sotto il colosso di cemento lungo un chilometro, anche nell'abbandono che caratterizza questi quartieri, si staglia comunque la dignità di una committenza pubblica, consapevole di ricevere e trasmettere un'eredità preziosa. Oggi non sembra esserci più l'indole o l'abnegazione per coltivare ambizioni iperboliche. Un male oscuro serpeggia a Roma, testimoniato dall'inerzia delle pubbliche istituzioni e nell'acquiescenza ad una committenza privata votata solo alla rendita fondiaria. I nuovi quartieri, per la prima volta nella storia di questa città, rivelano una povertà culturale, morale e materiale che Roma in passato ha esorcizzato e respinto con la qualità di se stessa, anche quando esibiva la povertà. Ecco, torniamo in studio, giro subito la parola a Silvio Riccobelli. Allora, Silvio Riccobelli, un commento dalla clip per iniziare il discorso, però ti volevo dare una traccia, sempre se vuoi seguirla naturalmente. Ecco, mi ha colpito molto questo concetto di utopia sotteso alla concezione dell'edilizia popolare. Ecco, c'è ancora questo concetto di utopia, questa idea? Dunque, qui parliamo di una periferia e di una ex periferia. Direi quasi, perdonando il paragone ippico, due, diciamo, episodi che nascono, stanno alla stessa linea di partenza, poi allo sparo della pistola uno va avanti, anzi non solo mantiene le sue caratteristiche, diciamo, di pregio, ma si riqualifica, fino a diventare un fenomeno anche di moda, un po' trendy, hanno girato i Cesaroni a Garbatella, l'altro va indietro, spara la pistola, va indietro e si degrada. Allora l'utopia deve fare i conti, dice, non può essere un assunto, deve essere un problema del vissuto architettonico quotidiano. Allora, e poi ne parliamo dopo, insomma, ma introduco così quello con mio pensiero. Quando il degrado urbanistico diventa degrado sociale, Corviale è un esempio di, come dire, utopia che nella scarsa capacità di gestione dei luoghi è diventato degrado sociale, luogo di degrado sociale. Garbatella invece è un'altra cosa, una periferia che si fa altro, nasce come contenitore. Non dimentichiamo che nel 20, quando nasce la Garbatella, c'era ancora il problema delle baracche. Cioè, le baracche sono un fenomeno che nasce con Roma Capitale, le prime baracche si attaccano alle mura. Allora, quindi, c'era un problema di risposta abitativa. Dio solo sa quanto ci sia bisogno anche oggi di risposta alla soluzione abitativa. Allora, architetto Bonavita, cerchiamo di entrare un pochino più nello specifico, appunto dal punto di vista romano, no? Di questo quartiere, la Garbatella. Un pochino abbiamo visto quali sono alcune sue caratteristiche dalla clip. E ecco, io le volevo chiedere, secondo lei, qual è lo specifico, la specificità della Garbatella che lo rende un quartiere così desiderabile, così armonico, così vivibile poi alla fine? Dunque, la qualità della Garbatella dobbiamo riconoscerla prima di tutto agli architetti che l'hanno pensata, che l'hanno immaginata, che l'hanno progettata e che l'hanno realizzata, e che erano architetti che lavoravano all'interno dell'Istituto Case Popolari, cioè erano dipendenti dell'Istituto Case Popolari, e quindi, come dire, c'era una volontà allora di sperimentare. Quindi il concetto di utopia che è stato citato è giusto, però era una sperimentazione legata a un'esigenza molto concreta, che era quella di una necessità abitativa. E quindi la sperimentazione, come dire, trovava subito la sua realizzazione. Quindi la capacità degli architetti, la volontà di sperimentare e la volontà di realizzare una ricerca nell'ambito, come dire, della sperimentazione del moderno, che allora era, come dire, nel pieno della sua, era molto vigorosa, della sua espressione. Quindi la ricerca moderna che cosa ha prodotto? Appunto, la Garbatella nasce come città giardino, doveva essere la borcata giardino che dava
la residenza agli operai che avrebbero dovuto lavorare nel quartiere industriale Ostiense che doveva nascere lungo il fiume. Dopodiché questa vocazione industriale di Roma si perde nel tempo, però la Garbatella nasce, la Garbatella cresce e si costruisce nell'arco di 20 anni e nasce con questa idea iniziale di Garden City, potremmo dire, no? Cioè di città giardino, quindi di un rapporto tra il costruito e lo spazio verde. Tra il costruito, ecco, io volevo girare la parola all'architetto Biondo, invece da milanese, quindi con uno sguardo esterno, ecco, un giudizio sulla Garbatella e appunto anche un giudizio proprio sulle proporzioni della Garbatella, l'altezza dei palazzi, la grandezza delle strade, ecco, questo mi sembra che sia anche un elemento molto armonico del quartiere. Ecco, lei ha toccato un tema giusto, nel senso che la Garbatella ha due jolly, che sono uno la bassa densità, quindi come poi è successo dopo, la tipologia più gradita al pubblico perché c'è luce, spazio, poco rumore, privacy, eccetera, eccetera. E questa è già una circostanza irripetibile. L'altro jolly è che usava alla grande delle risorse, che sono uno al territorio, quindi diciamo grandi spazi, con una anche fortuna singolare che era su una collinetta, no? Per cui diciamo la piacevolezza del disegno architettonico il ricambio è molto d'aria aumentata, anche, eccetera. E l'altra faccenda, poi l'altra questione che va sottolineata è il fatto della risorsa economica. Perché costruire in maniera non intensiva 11 tipologie diverse chiaramente costa, più ci mettiamo un po' le decorazioni eccetera, per cui diciamo la Garbatella si può dire il meglio, però vanno tenuti presenti questi due aspetti, insomma difficilmente ripetibili. Architetto Giunti. Beh, io voglio soltanto sottolineare, aggiungere una cosa a quello che abbiamo detto nella clip. Guardare con un certo distacco e con una capacità critica che travalica il contingente fenomeni di architettura ed urbanistica, e questo rimanda all'oggi. Noi siamo troppo all'inseguimento del politicamente corretto, della moda, del momento, e spesso ci dimentichiamo del giusto distacco, soprattutto delle cose nostre. Pensiamo alla Garbatella. La Garbatella è stata criticata ferocemente dal punto di vista dell'architettura, al di là delle sue intenzioni di città giardino, proprio per il suo stile architettonico in un certo senso autoctono. Adesso è rivalutatissima. Io temo che la stessa cosa avverrà, e questo lo dico a Silvio Riccobelli, anche per Corviale. Corviale secondo me è una grande architettura, si inserisce pienamente in un grande filone di architettura del Novecento, forse il filone principale. Naturalmente qui si confonde nel cupio dissolvi critico la gestione dall'utopia architettonica, perché quella è probabilmente un'utopia architettonica ripetibile, ma è un segno importante ed è importante che sia avvenuta a Roma. Ecco, dunque anche lì io credo che con un po' di distacco critico il tempo darà ragione, come abbiamo già detto. Allora adesso diamo spazio alla pubblicità e poi daremo spazio naturalmente a Silvio Riccobelli per replicare quello che ha detto adesso l'architetto Giunti. Pubblicità. Continuiamo a parlare della Garbatella qui a Vivere l'Architettura. Allora, volevo dare subito la parola a Silvio Riccobelli perché Andrea Giunti, prima dell'interruzione pubblicitaria, aveva dato il là per questo rapporto tra qualità urbanistica o comunque qualità dell'architettura e strato sociale, diciamo, comunque manutenzione sociale. La Garbatella, come anche altri quartieri, mi viene in mente il Pigneto ad esempio tra i primissimi, ha subito il cosiddetto fenomeno della gentrification, cioè da quartiere popolare è diventato quartiere abitato essenzialmente da altri strati sociali. Ecco, io vedo piuttosto difficile che una cosa del genere possa accadere al Corviale, dico la mia personalissima opinione, però sentiamo anche Silvio. È anche la mia opinione. Io volevo dire questo. Allora, capisco il distacco critico e capisco anche che la critica architettonica tende ad enfatizzare alcuni elementi del discorso. Però il distacco critico non può diventare astrazione.
Allora, la Garbatella si è mantenuta nel tempo perché è diventato altro. Allora, quando io dico che Corviale non può diventare la Garbatella, e la città ha un cuore, pulsa, ha una sua vita, ha una sua dimensione e anche una serie di dimensioni, di relazioni all'interno della città. La Garbatella è a 1 chilometro dalle mura, Corviale a 15 chilometri dalle mura. Cioè, certi fenomeni che hanno vivificato la Garbatella, e la Garbatella, se oggi in qualche modo la vediamo come un elemento permanente, al di là sicuramente della buona architettura, è perché appunto è diventato altro, perché vendono case a 6.000 euro al metro quadro. Ecco, con difficoltà vedo che Corviale possa diventare questo, ma non per una sorta di generico pessimismo o per un eccesso di analisi sociologica del tema, che pur, su cui pure ci dovrebbero spendere molte parole, perché sono fatti, ripeto, sono utopie che nascono con la stessa base ideologico-culturale, in questo caso direi forse Garbatella su una base diversa, la base di Corviale è una base eccessivamente ideologica, questo voglio dire Andrea, cioè l'utopia, però quando si scontra con un eccesso di ideologia, ecco cosa produce, un mostro urbano, tutto qua. Ecco, sul tema volevo interrogare un attimo anche l'architetto Bonavita, perché appunto nella clip, ma anche nella conversazione che stiamo portando avanti, viene asserito che oggi sembra che non riusciamo più a costruire, a pensare, a immaginare architetture e urbanistiche della qualità della Garbatella. Allora, secondo lei è davvero così? O nel futuro alcune cose verranno rivalutate, come suggeriva ad esempio Andrea Giunti, il Corviale? Dunque, innanzitutto la Garbatella anche ha vissuto un momento di forte critica nel momento in cui è stata realizzata. Vorrei dire che la Garbatella non c'è soltanto la bassa densità, cioè nasce con la bassa densità, ma poi si arriva negli anni, alla fine degli anni 20, alla realizzazione degli alberghi suburbani, che sono dello stesso autore che ha realizzato la prima casa di Garbatella, Piazza Brin, cioè Innocenzo Sabatini, che è quello che ha costruito le cose più belle della Garbatella. Ma gli alberghi suburbani sono un'architettura intensiva. Il Corviale dell'epoca. E allora, che dove ci avevano spostato, appunto, come diceva prima Riccobelli, venivano spostati gli abitanti del centro storico, che dagli sventramenti venivano spostati alla Garbatella, era vissuta in modo, ci sono degli scritti di Carlo Levi, ci sono delle, in modo tragico. Sì, la letteratura, okay, e anche il cinema hanno riportato moltissimo questa cosa. Ciò non toglie che invece la qualità di quegli spazi urbani, che anche gli alberghi suburbani erano capaci di creare, c'era allora e c'è oggi. Oggi siamo capaci di vederla, perché quello che, come dire, manca, è la buona gestione nel momento in cui queste architetture vengono realizzate. Questo vale per la Garbatella, cioè è valso allora per la Garbatella, e vale ancora oggi per Corviale, cioè che gestione c'è stata di Corviale, quali servizi sono stati realizzati, cioè il progetto di Fiorentino è stato un progetto realizzato a metà, per questo Corviale non ha funzionato e continua a non funzionare. E questo, diciamo, vale per tanti interventi. Poi dovremmo fare una trasmissione apposita, una puntata apposita sul come far funzionare Corviale, forse. Però vedremo come farlo. La interrompo perché volevo, appunto su questo rapporto tra passato e presente, volevo introdurre la rivista che è diretta proprio dall'architetto Biondo, che si intitola Modulo Progetto Tecnologia Prodotto. Eccola qua, ne abbiamo due numeri, anzi tre numeri, scusatemi. Ecco, e Modulo è una rivista di architettura che guarda all'innovazione appunto e alle tecnologie avanzate. Quindi noi oggi stiamo parlando della Garbatella, sembra un po' strano insomma, e invece ci può essere e deve esserci un dialogo tra un'architettura del passato, anche se di un passato recente, e un'architettura che guarda al futuro. Certo, questo non fa mai male. Comunque devo dire che parlare comunque dell'architettura di quei decenni... Tra l'altro, mi scusi, la interrompo solo un attimo, perché volevo ricordare che Modulo è media partner di questa trasmissione, per cui ringraziamo la rivista. Ecco, parlare di quegli anni vuol dire anche parlare del recupero del moderno, che è un tema, diciamo, attinente alla tecnologia, veramente complesso, e che solo oggi si comincia un po' a formulare in maniera completa, cioè della letteratura, esperienze e quant'altro. Noi comunque ne parliamo spesso, per cui diciamo che non siamo fuori tema, via. Allora, sempre su questo dialogo tra passato, presente e futuro, volevo interrogare l'architetto Giunti. Allora, anche replicando naturalmente a ciò che ha detto l'architetto Silvio Riccobelli, quali potrebbero essere oggi le architetture da rivalutare, che secondo lei tra 20 anni, 30 anni verranno rivalutate?
Beh, io penso che tutto... Le zone, ad esempio. Diciamo che non tutto probabilmente è da conservare, questo deve essere abbastanza chiaro, anzi probabilmente noi abbiamo un deficit di coraggio nel modello di sviluppo della città, dovremmo puntare più sulla cosiddetta rigenerazione urbana. Io penso una cosa, in senso generale, che una città come Roma non ha bisogno di un'ideologia minimalista qual è quella che adesso impera, cioè noi è una città che ha bisogno sia nel campo dell'edilizia economica e popolare, che credo che sia il filone principale, il filone di cui Roma ha più bisogno, sia nel campo delle infrastrutture, di grandi investimenti e di grande coraggio progettuale. E di grandi idee. E ovviamente di grandi idee, ma dato che le idee non si possono comandare, speriamo che ci siano queste idee nell'humus della società. Che siano però anche raccolte. Il resto ce lo possiamo dare. E che siano anche raccolte. Infatti giungiamo subito alla domanda che volevo fare a tutte e due i nostri ospiti, perché nella clip, ma è venuto fuori anche attraverso i nostri discorsi, lo sfascio attuale, lo sfascio o comunque la mancata manutenzione, chiamiamola così, dell'edilizia popolare romana, ma potremmo fare un discorso anche generalizzato ad altre parti d'Italia, viene imputato alla mancanza di dignità della committenza pubblica. Ora, qui entriamo in un terreno un po' complesso e scivoloso, perché la Garbatella fu iniziata, progettata e in gran parte portata avanti durante il fascismo. Ora, al netto della dittatura, nel senso, levando qualsiasi cosa che abbia a che fare con elementi dittatoriali, cosa si potrebbe fare realmente a livello di committenza pubblica oggi? Architetto Biondo. Il problema è molto complesso, come lei ha giustamente detto. E, ecco, partendo dalla Garbatella, comunque dobbiamo dire che adesso parlo di Roma, comunque bisogna dire che le amministrazioni hanno saputo guardare lontano, Garbatella al modello della Garden City, eccetera. Col Corviale si guardava alle grandi esperienze europee, dalla Germania all'unità d'abitazione, eccetera. Quindi diciamo c'è stato del coraggio e della lungimiranza che in una qualche maniera si trovano ancora. Adesso a Roma non lo so perché non conosco molto bene a Milano, ad l'ambiente esempio? Romano. È una domanda molto imbarazzante. però ci sono delle adesso cito una cosa che forse è un po' fuori tema, ma delle amministrazioni, per esempio, invece, e qui posso dire Reggio Emilia e Torino, invece di appunto consumare territori, quindi poi tempi lunghi per le concessioni edilizie, eccetera, cercano degli alloggi sfitti, no? Garantiscono al proprietario diciamo la sicurezza di un ente che paga l'affitto, eccetera, eccetera, lo ristrutturano e lo danno in affitto a canone calmierato, no? Quindi con dei vantaggi che non si crea la ghettizzazione sociale, eccetera, eccetera. E non si consuma territorio e via. Ecco, questo è un esempio di creatività molto positivo, difficilissimo da fare, però ecco, è un po' in questo senso, bisognerebbe proprio partire da ciò che già dalle idee, c'è anche, sì, non solo, ma veramente aprirsi la testa. E poi, come diceva Giunti, insomma, entro certi limiti poi non è difficile costruire bene quando poi c'è un concept alla partenza. Vorrei aggiungere una cosa a quello che diceva l'architetto Biondo, cioè che adesso, lui diceva, mi astengo su Milano, adesso la grande esplosione urbanistica di Milano è molto criticata. Io vi invito tra vent'anni, parleremo di questo periodo di Milano come del rinascimento milanese. E speriamo di sì. Architetto Bonavita, stessa domanda che ho fatto all'architetto Biondo, la committenza pubblica, l'utopia di cui si parlava all'inizio della trasmissione. Sì, vorrei quindi raggiungere intanto che tra Garbatella e Corviale c'è la costruzione di Roma attraverso l'architettura economica e popolare, certo. Nel senso abbiamo i quartieri da Valmelaina, certo. Tufello, e fino al Villaggio Olimpico degli anni 60, perché anche quelle erano case dell'Incis, quindi come dire, l'architettura pubblica in realtà
dai primi del Novecento ha costruito la città di Roma. E ha fatto anche diverse cose di qualità. E ha fatto molte cose di qualità e sono oggi riconosciute, cioè il piano regolatore del 2008 riconosce queste entità, diciamo, chiamiamole così, come città storica. Cioè non sono più, non erano già più periferia perché ormai fanno parte della città, ma non erano più neanche, come dire, no? Sono diventate, sono acquisite, la loro riconoscibilità è acquisita. E quindi il problema poi del recupero riguarda altro. Che succede? Che oggi, che da un certo punto in poi, diciamo dagli anni 70, secondo noi si è smesso, come dire, di realizzare, di dare quella, come dire, quel valore all'edilizia pubblica, quel valore di sperimentazione, quel valore di ricerca che ha avuto secondo noi fino agli anni 60. A un certo punto questa cosa si è persa e, come dire, come sappiamo, negli ultimi anni, soprattutto negli ultimi decenni, Roma è in mano a ben altri, come dire, a ben altri attori, cioè la città che è stata costruita e che si continua a costruire col beneplacito delle amministrazioni presenti e passate, e è un'altra città che non ha quella ricerca. E qui si apre tutto il capitolo della committenza privata, naturalmente. Ed è un altro capitolo. Noi siamo in chiusura, ci manca, scusi se la interrompo, però ci manca solamente un minuto per chiudere, per cui volevo chiedere a ognuno di voi una veloce battuta e cercare di descrivere veramente in una frase cosa deve essere oggi, perché ne abbiamo parlato per tutta la trasmissione, l'edilizia sociale o l'edilizia popolare. Architetto Bonavita. Bisogna ricominciare a farlo, quindi noi confidiamo nel nuovo sindaco Marino, nel nuovo assessore all'urbanistica, che è Giovanni Caudo, un professore di Roma 3, tra l'altro, perché si riprenda con nuove idee, soprattutto, a capire come fare, perché chiaramente non si hanno più gli strumenti per agire come si agiva. E non c'è più neanche la stessa società. Non c'è più neanche la stessa società, quindi bisogna avere, come dire, nuove idee, avere però la capacità nel contrattare con i privati, cosa che si fa ormai da tempo, di avere la forza di dare delle indicazioni che portino, come dire, la qualità dell'abitare che riconosciamo. E si recuperi probabilmente quell'utopia. Architetto Biondo. Io confermo appunto quanto ha detto l'ospite alla mia destra. Il messaggio però che volevo dare per i non specialisti che ci guardano probabilmente guardano all'edilizia sociale del passato in termini sostanzialmente negativi, è che loro probabilmente non hanno in mente quanto complesso sia questo problema. È facile dire, ma lì poi mancano i servizi, cioè quelle mille cose che sappiamo che non vanno bene. Naturalmente sia sempre un insieme di elementi, ecco, assolutamente insomma, sì. Cerchiamo di essere sereni nel valutare quel groviglio di problemi burocratici, economici, poi in Italia sappiamo benissimo ci sono tutti i cosiddetti lacci e lacciuoli della pubblica amministrazione, per cui difendiamo un po' chi fa questo mestiere durissimo. Andrea Giunti, veramente siamo in chiusura. Far quindi prevalere l'interesse pubblico, sempre. Sempre. Architetto Silvio Riccobelli. Trovare le risorse mi sembra il più grosso problema in questo momento. Sicuramente sì, trovare le risorse e le idee per farsele venire. Va bene, grazie mille ai nostri ospiti, grazie naturalmente anche ai nostri ospiti fissi, l'architetto Giunti e l'architetto Riccobelli. Ringraziamo in redazione Valentina Piscitelli e Marina Anatoli e vi lasciamo con la rubrica Vintage. Alla prossima puntata. Appena costruiti, furono considerati un esempio di architettura moderna da mostrare agli ospiti più importanti che arrivavano nella capitale. Nel 1931 li visita perfino il Mahatma Gandhi, il padre dell'India moderna.